7 del mattino. Il boato di un tuono mi fa trasalire dopo un breve sonno di un paio d'ore. Ieri notte abbiamo lasciato la cappella che erano quasi le 2 e Fabrizio mi ha proposto di dormire al casale, così da non dovermi riaccompagnare a Sanremo. Ho accettato volentieri, ero stremato. Avevo voglia di buttarmi su un letto qualsiasi il prima possibile. Poi però sono rimasto sveglio quasi tutta la notte, tormentato da una domanda angosciante. E se domani, da qualche parte, qualcuno trovasse il cadavere senza fegato di un bimbo? Vorrei restare a letto e riposare ancora, ma devo assolutamente sapere se Cafasso ha scoperto qualcosa. Lui e Moretti non ricordavano denunce recenti di bambini scomparsi, ma anziché andare a casa, si sono recati in questura per verificare. «Potrebbe essere successo nelle ultime ore», ha detto preoccupato il commissario mentre lasciavamo il bosco. Mi do una rinfrescata e scendo al piano di sotto. Fabrizio e Mattia sono già svegli, sento le loro voci provenire dalla cucina. Quando entro nella stanza sono accolto dal profumo di caffè e brioche calde. «Dormito poco anche tu, eh?» domanda Mattia vedendomi apparire. «Devo avere un aspetto tremendo». «Già». Faccio un cenno di saluto a Fabrizio che sta estraendo dal forno una teglia con dei cornetti fumanti. «Non guardarlo così, le ha fatte Yelena. Lui le ha solo scongelate», scherza Mattia. «Mangia e taci», risponde l'amico lanciandogli un croissant che lui afferra al volo. «Sembrano di buon umore», lo interpreto come un segno positivo, e in effetti Fabrizio me lo conferma. «Ho sentito Igor poco fa. Ringraziando il cielo non risultano denunce di bambini scomparsi. È una bella notizia, ma non mi rincuora più di tanto. Denuncia o meno, so quello che ho visto. Mi verso del caffè, ne ho bisogno, mi sento fiacco e poco lucido. Devo riportarti a Sanremo?» La domanda di Fabrizio mi strappa un mezzo sorriso. «Non c'è fretta, ieri pomeriggio mi sono licenziato». I due amici mi guardano perplessi, così gli racconto del diverbio con Petroni. «Secondo me hai fatto bene. Con certi stronzi un vaffanculo oggi è un'ulcera in meno domani», commenta Mattia. «E poi il commissario ora si sentirà meno a disagio con il sottoscritto», aggiungo ironico. Fabrizio ghigna mentre riempie una tazza con del latte caldo. «Non prendertela. Igor ha un pessimo rapporto con i giornalisti, perché in passato alcune rivelazioni della stampa gli hanno mandato all'aria delle inchieste importanti. Non ce l'ha con te in particolare. Comunque, visto che non hai impegni, se posso darti un consiglio, fa colazione e poi vai a riposarti. Non hai una bella cera». Ha ragione, mi sento uno straccio. Mi avvento su una brioche e la divoro in pochi secondi innaffiandola con abbondante caffè. Quindi saluto i due ricercatori e lascio la cucina per tornare nella mia stanza. Giunto a metà delle scale però sono costretto a fermarmi. Qualcosa non va. Di nuovo quella sensazione, la stessa che ho provato ieri notte alla cappella. Freddo improvviso, un senso di leggerezza come quello che si prova a bordo di un ascensore in discesa. Poi la vertigine, la vista che si appanna. «No, no, no», imploro, ma la situazione peggiora. Allora mi metto a sedere su un gradino. Non voglio perdere i sensi, rotolare giù e rompermi qualcosa. Una gamba menomata basta e avanza. Appoggio i gomiti sulle ginocchia e mi prendo la testa tra le mani. «Respiri profondi e resta calmo. Respiri profondi e resta calmo», mi ripeto. Ci provo, ma il senso di svenimento aumenta. «Tutto bene, Jacopo? Che succede?» Sento le voci di Fabrizio e Mattia come se avessi la testa sott'acqua. Se non altro ora so che sono usciti dalla cucina e mi hanno visto. Almeno se ruzzolo giù dalle scale ci sarà qualcuno a raccattarmi. Sollevo lo sguardo, ma non li vedo. Sono già altrove. Panico, oppressione, un fetore insopportabile. Mi trovo di nuovo in quella cucina. Stessa luce artificiale, stesso scenario di sporcizia e squallore, ma questa volta sento anche gli odori.
Ne avrei fatto volentieri a meno. Le immagini di cadaveri animali in decomposizione sarebbero state già abbastanza ributtanti, anche senza il lezzo acre che mi riempie le narici. Mi faccio forza per resistere alla tentazione di andarmene da lì, di interrompere il contatto con chiunque mi stia prestando occhi e naso. Devo tenere duro e cercare di scoprire qualcosa di più. La prospettiva è la stessa della visione avuta la notte scorsa. Osservo l'ambiente intorno a me da un'altezza di meno di un metro. Il soffitto della stanza mi sembra altissimo. Lo sguardo non è il mio. Non posso scegliere dove puntarlo, ma spero di captare uno scorcio dell'ambiente esterno, un qualche particolare da usare per identificare l'abitazione in cui mi trovo. Basterebbe il campanile di una chiesa, la sagoma di un paese in lontananza, una montagna familiare sullo sfondo. Ma che? Niente. Niente da fare. Intercetto una finestra, sì, ma le persiane sono chiuse. Qualunque cosa ci sia fuori, resta un mistero. La stanza intorno a me comincia a muoversi. Anzi no, sono io che mi sto muovendo. Colpi secchi provengono dal basso. Rumore di piedini nudi che picchiano contro il pavimento, forse. Il bambino è scalzo. Mi avvicino a quella che sembra la carcassa di un gatto sventrato, fermandomi a circa un metro da quei miseri resti. Vedo in modo distinto il sangue rappreso, un nugolo di mosche ronzanti e un piccolo cumulo di larve bianche che fuoriesce dalla pancia squarciata. Torno a muovermi e arrivo a pochi centimetri da quello scempio disgustoso. L'odore è nauseante, ma lo è ancora di più l'idea di quello che sta per fare il bambino. Ha fame. Lo sento. La carcassa del gatto con il suo pullulare di larve ormai mi sfiora le labbra. Basta, cazzo, devo scuotermi, devo andarmene via. Non posso addentare le viscere di una bestia morta e coperta di vermi. Cerco di strappare la mia coscienza da quella folle visione e per fortuna i miei sforzi sembrano avere successo. La vista si offusca, il puzzo si fa meno intenso, ma prima di abbandonare la scena ho tempo di notare qualcosa che mi procura un tuffo al cuore. Un paio di mani che si avventano sul cadavere del gatto per tenerlo bloccato a terra mentre viene addentato. Mani grandi, forti, coperte da una vistosa peluria nera sul dorso. Mani di uomo, non di bambino. La visione è accompagnata da una raccapricciante epifania. La lingua sta per raccogliere un grumo di larve interiora di gatto. Merda! Via di qui! Via di qui! Urlo nella mia testa. Un manto nero mi cala sugli occhi. Per qualche secondo non percepisco più nulla, solo buio e silenzio. Sento la fronte imperlata di sudore, gambe e braccia sono rattrappite da un freddo inspiegabile. Quando sollevo le palpebre sono di nuovo nel mio corpo, seduto sulle scale a casa di Fabrizio. Lui e Mattia sono accovacciati davanti a me e mi tengono per le braccia fissandomi preoccupati. Non è la prima volta che la mia coscienza se ne vola via in loro presenza, ma a quanto pare non si sono ancora abituati, neppure io del resto. Non mi chiedono niente, però è ovvio che attendono una spiegazione. Con la manica della camicia mi asciugo la fronte, poi finalmente riesco a parlare. Non c'è nessun bambino prigioniero. Tutto ciò che ho visto in quella cucina l'ho visto attraverso gli occhi dell'epatofago. Le forze mi stanno venendo meno, tuttavia lo sguardo allibito dei due parapsicologi mi sprona a spiegarmi meglio. Vedevo ogni cosa da quell'altezza, perché lui era messo carponi. Era così anche adesso nella visione che ho appena avuto. Fabrizio e Mattia si scambiano un'occhiata perplessa, mentre io deglutisco e raschio dal fondo del barile le poche energie che mi sono rimaste. «Cammina a quattro zampe», spiego con una bava di voce. «L'epatofago cammina a quattro zampe, come un animale». Quando apre gli occhi si ritrova per terra, raggomitolato in posizione fetale.
La gola gli brucia come se avesse ingoiato un tizzone ardente. Si guarda intorno in cerca di acqua. Con la coda dell'occhio scorge la bacinella d'acciaio posta sotto la finestra. Si solleva carponi e la raggiunge. Un tempo sua moglie aveva usato quel recipiente per impastare il pane. Ogni volta che la vedeva lavorare la miscela di acqua e farina, si sentiva felice perché sapeva che da lì a qualche ora una calda fragranza si sarebbe diffusa in tutta la casa. Per anni aveva adorato quel profumo e aveva adorato sua moglie sopra ogni altra cosa. Adesso tutto è sparito dalla memoria. Il profumo del pane, la vita di un tempo, la donna che aveva amato, anche gli occhi di Barbie sono svaniti. Un moscone galleggia sulla superficie, circondato da una moltitudine di minuscoli insetti che puntellano il piccolo specchio d'acqua sporca. Non se ne cura, abbassa il capo fino a lambire il contenuto della bacinella e le sue labbra si aprono per sorbire quel putrido liquido. Quando risolleva la testa, un lampo squarcia il crepuscolo che avvolge la sua memoria. Una strada di campagna. Due mani forti e robuste, sporche di chiazze rosso scuro, strette attorno a un volante. Le sue. Di recente si è alzato in piedi, ne è sicuro. Ha perfino guidato. Prova a trattenere quell'immagine, ma è inutile. Le tenebre calano subito, sprofondando la sua coscienza nel nulla una volta di più. Il barlume di umanità nei suoi occhi non è durato che un secondo. Una mosca gli ronza vicino all'orecchio. La scaccia infastidito, emettendo un verso gutturale. La testa si abbassa nuovamente sulla bacinella e la lunga barba incrostata di sangue torna a bagnarsi nell'acqua fetida e stantia. Jacopo? Una mano si appoggia sulla mia spalla e mi scuote delicatamente. Jacopo? Una voce femminile, morbida. Una carezza di velluto. Forse un angelo mi sta chiamando. Ehi, Jacopo? Gli angeli dicono ehi? Ne dubito. Apro gli occhi. Yelena mi sorride. Scusa, mi dispiace svegliarti, ma ero un po' preoccupata. Ciao. Farfuglio con la voce impastata di sonno. Che ore sono? Le 3:30. Oddio, già, sono collassato. Questa mattina ho avuto una visione mentre salivo le scale. Mi ha lasciato senza energie, così sono venuto a sdraiarmi. Non pensavo che avrei dormito tutte queste ore. Mi rivolge uno sguardo quasi materno. Lo so, Fabrizio mi ha raccontato tutto. Di ieri notte alla cappella e di questa mattina. Mi metto a sedere sul letto e infilo le scarpe. «Hai fame?» chiede. «Hai saltato il pranzo?» «No, grazie. Devo solo rimettermi in moto.» «Ho fatto la torta di riso», dice ammiccante. «Tentatrice. Ok, ne prenoto un pezzo. Anzi, due.» Mi correggo strappandole una risata. «Senti, Elena, l'altro giorno Fabrizio e il commissario mi hanno parlato di te. Mi hanno raccontato di quando eri in Croazia.» «Tranquillo, lo so. Non è un problema.» Mi rassicura. «In fondo anch'io conosco la tua storia. Quindi siamo pari?» «Immagino di sì.» Rispondo, ma sono assalito da una strana vergogna. Perché la verità è che non ho raccontato tutto del mio passato. Ho tenuto nascosta la parte più importante, il vero motivo del mio coinvolgimento in questa oscura storia. Yelena si siede sul letto accanto a me. Lo sguardo è triste, ma sembra che abbia voglia di parlare. Nei giorni successivi alla morte di suo marito, mia nonna era sempre impaurita, non addolorata. Impaurita, precisa con enfasi. Ogni tanto la sentivo urlare, soprattutto di notte. Io le chiedevo il perché di quel comportamento, ma lei minimizzava. Finché arrivò il giorno in cui crollò, mi confessò che quell'uomo, dovrei chiamarlo nonno, ma non ci riesco proprio, le appariva in continuazione. Piangeva disperato e la supplicava di aiutarlo, perché si sentiva risucchiato da un abisso nero dove tutti urlavano e soffrivano. E lui non voleva esserne inghiottito. Nonna non sapeva che cosa fare. Allora lui diventava furioso
la tormentava, la faceva stare male. A pensarci bene, credo che nessuno come te possa capire che cosa significhi essere perseguitato da un defunto, conclude allusiva. Beh, con me non sono mai stati violenti, glisso. A volte molesti, questo sì. Per tua nonna deve essere stato orribile. Oh sì, lo fu davvero. E lo fu anche per me, è chiaro. Ma allo stesso tempo capii che doveva esserci sotto qualcosa. Nonna mi aveva sempre detto che le anime in pena non riescono a lasciare questo mondo perché qui hanno dei conti in sospeso, ma anche che a volte non vogliono lasciarlo, perché ciò che le aspetta dall'altra parte è terrificante. In questo secondo caso si tratta di persone che in vita hanno commesso gravi crimini, fatti di sangue. Yelena fa una pausa, sembra indecisa sul modo di continuare il racconto. E così hai pensato di fare delle ricerche? La aiuto. Esatto. Nonna mi confessò che tante volte nel corso degli anni aveva avuto visioni di defunti che insultavano e maledicevano il nonno per quello che aveva fatto in guerra. Lei non aveva mai voluto credergli, mi disse. Aveva pensato che fossero spiriti menzogneri. Ma era chiaro che le menzogne le aveva raccontate qualcun altro. Contattai uno storico dell'Università di Zagabria, un esperto degli eventi che ruotarono intorno allo Stato indipendente di Croazia ai tempi del Secondo Conflitto Mondiale. Grazie a lui scoprii l'impensabile. Andrija Kovinić, l'uomo che mi aveva fatto da padre, era stato un criminale di guerra. Scappai letteralmente dal mio paese, abbandonando pure mia nonna. Non le parlai per quasi 2 anni. La consideravo una complice. In seguito me ne sono pentita, ma allora ero troppo delusa. Stavo malissimo e avevo nelle vene il sangue di un carnefice e ne ero disgustata. Capisco, mi dispiace. Ma poi vi siete riavvicinate. L'importante è questo. Provo a consolarla. Com'è finita poi con tuo... cioè, con Andrija Kovinić? Domando correggendomi appena in tempo. È finita con nonna che ha cambiato casa. Per un po' è stata perseguitata anche nella nuova abitazione. Poi l'anima dannata di suo marito ha smesso di tormentarla. Sarà stato risucchiato in quell'abisso che tanto lo terrorizzava, immagino. Sembrerò crudele, mi dispiace, ma è quello che spero sia successo. Figurati, ci sta. Ha fatto male a tante persone e alla fine ne ha fatto anche a te. Però, Yelena, se posso permettermi, ecco, in guerra succedono cose orribili da una parte e dall'altra. In quei contesti è facile perdere ogni briciolo di umanità. Non lo voglio giustificare, ma noi, Jacopo, ha fatto cose mostruose. Non voglio neppure riferirle. E il peggio è che non se n'è mai pentito, capisci? Non un rimorso, niente. Questo non puoi saperlo, obietto. Invece sì. È morto a 90 anni sereno e pacifico. Non aveva alcun senso di colpa, non soffriva. Chi ha avuto un passato doloroso lo porta segnato sul volto. Non so come spiegarlo, ma il dolore si vede. Si legge. Io almeno riesco a farlo. È qualcosa di indefinibile che ho visto negli occhi di Fabrizio appena l'ho conosciuto, anche se allora non sapevo nulla dei suoi genitori. E l'ho visto anche in Igor, persino sotto quella scorzaccia da duro. Perdere un figlio deve essere un'esperienza tremenda. Già, ho anch'io l'impressione che il commissario vada in giro con la sua bella maschera. Yelena mi fissa in modo strano. «E chi non lo fa?» dice con una voce carica di tenerezza. Poi mi demolisce. «Il dolore lo vedo anche nei tuoi occhi, Jacopo». Distolgo lo sguardo da lei con un movimento istintivo e lo sposto sulla finestra. Il cielo è coperto da una fitta coltre di nuvole grigie. Sembrano immensi batuffoli di ovatta sporca. Non dico nulla.
Yelena, impietosita, mi offre una via di fuga. Quando te la senti, raggiungi Fabrizio e Mattia di sotto. Dice: poco fa ha telefonato Igor per avvisare che stava arrivando. Forse è già qui. Afferro al volo il salvagente che mi ha lanciato. Allora è meglio se scendo subito. Rispondo e quasi mi precipito fuori dalla stanza in direzione delle scale. Non posso raccontare a Yelena del dolore che mi legge sul volto. Non sopporterei di sembrarle un mostro come suo nonno. Appena arrivo al piano di sotto, mi giunge alle orecchie una voce familiare. Proviene dal salone dove è in corso una discussione animata. Tutto rispetto, ma a me pare assurdo. Non metto in dubbio le capacità dell'amico vostro, però... però la storia del killer che cammina a quattro zampe. Andiamo, regà! Enea Moretti, il giovane ispettore che ho conosciuto ieri notte, parla con foga e non fa nulla per nascondere il suo scetticismo. Fabrizio e Mattia devono aver aggiornato lui e Cafasso sulle ultime immagini captate dall'uomo antenna. Sinceramente, la penso anch'io così, interviene il commissario. Moretti, incoraggiato dall'appoggio del capo, rincara la dose. Insomma, regà, posso anche concepire che uno sbrocchi al punto da comportarsi come un cane. Si mette a carponi, mangia gli animali mezzi decomposti e tutto il resto. Ci può stare. Ma il bastardo che cerchiamo si sposta. Gli omicidi sono avvenuti a diversi chilometri l'uno dall'altro. Questo guida un mezzo, altro che cammina a quattro zampe. Ha ragione, commento entrando nel salone. Jacopo, eccoti qui, dice Mattia. Come stai? Meglio, grazie. Avevo parecchio sonno da recuperare. Moretti mi guarda imbarazzato. Scusa, non volevo parlarti alle spalle. Nessun problema, il tuo ragionamento non fa una piega. Ma so quello che ho visto e sono sicuro di non sbagliarmi. Cafasso mi scruta pensieroso, poi avanza un'ipotesi. Magari il killer soffre di una patologia mentale che va a fasi. A volte è solo uno psicopatico che ammazza la gente in modo bestiale e in altri momenti degenera del tutto e si trasforma in una bestia al 100%. Dovrei consultare uno psichiatra per sapere se esiste una simile possibilità. Medita lisciandosi il pizzetto. Ad ogni modo, Jacopo, il tuo punto di vista per me resta prezioso. Per questo motivo vorrei chiederti di accompagnare me ed Enea a Torino domani. A Torino? Cafasso annuisce. Ho sentito quel mio amico della SAS. Visto che abbiamo a che fare con omicidi a sfondo rituale, gli ho chiesto se conosce qualcuno in grado di darci delucidazioni sull'argomento. Mi ha fatto il nome di Carlo Emilio Sidoni, un antropologo che ha collaborato più volte con la squadra Antisette. Pare sia un tipo stravagante, ma molto preparato. L'ho contattato e mi ha fissato un incontro a casa sua domani pomeriggio, a Torino per l'appunto. Ho saputo che adesso sei libero da impegni, quindi... Alludendo al mio licenziamento, il commissario non riesce a trattenere un mezzo ghigno. Perché vuole che venga a parlare con quell'antropologo? Cafasso allarga le braccia. Beh, magari non sarai un esperto, ma di ste faccende legate all'occulto ne sai di sicuro più di noi. Forse ti verrà in mente qualche arguta domanda da rivolgere al professorone. Dovrei sentirmi lusingato. A modo suo il commissario mi ha fatto un complimento. Ok, sarò dei vostri, dichiaro senza pensarci su. Perché no, del resto? La scorsa notte sono stato in una sperduta cappella sconsacrata dove un serial killer ha fatto oscuri riti satanici usando un fegato umano. Quella di domani, al confronto, sarà una gita scolastica. Di origini abruzzesi, romano di nascita e torinese d'adozione, il professor Carlo Emilio Sidoni è in possesso di un curriculum vitae et studiorum interminabile. Antropologo, archeologo, fenomenologo delle religioni e Dio solo sa che cos'altro. Pare che abbia dedicato gli ultimi 50 anni della sua vita allo studio delle dottrine esoteriche, in particolare quelle sviluppatesi in Occidente dal Medioevo in poi. Secondo il contatto di Cafasso alla SAS, quando si parla di sette e associazioni occultistiche, il professore è uno dei maggiori esperti mondiali.
Partendo da questi presupposti, mi ero aspettato di incontrare un tipo austero, un irritante miscuglio di cupezza e spocchia accademica. Niente di tutto ciò. Carlo Emilio Sidoni è un vecchietto impacciato, scarmigliato e simpaticissimo. Sono circa le 3 di pomeriggio quando ci accoglie sorridente nel suo appartamento in un bel palazzo storico nel centro di Torino. Il suo studio è esattamente come lo avevo immaginato, solo molto più caotico. Ci sono libri ovunque, di ogni genere. Alcuni hanno l'aria di essere piuttosto antichi. Si scusa per il disordine, quindi con l'aiuto di Cafasso e Moretti recupera 3 sedie dal salotto e le porta nella stanza. «Ecco, i signori possono accomodarsi. Gradiscono un caffè?» chiede Gentile. «Capirai, con Cafasso è come chiedere a Dracula se gradisce sangue di vergine». Il professore esce dalla stanza e chiama quella che credo sia la governante. «Agostina, per favore, ci prepari 4 caffè». Ordina. In attesa che Agostina torni con la droga di Cafasso, prendiamo posto davanti alla scrivania e scambiamo alcuni convenevoli. Dopo qualche minuto, un donnone sulla 60 entra nello studio e deposita 4 tazzine e una zuccheriera sulla scrivania del professore. Il commissario fa il pieno, tracannando anche il caffè che io non bevo, quindi decide di entrare nel merito della questione. «Dunque, professore, questi sono i simboli che abbiamo rinvenuto nella cappella di cui le ho accennato al telefono». «La famigerata cappella dell'orrore», ridacchia Sidoni, allungando una mano per afferrare le fotografie che Cafasso gli porge. Tirando indietro il braccio, colpisce con il gomito una piccola pila di libri posta sul bordo della scrivania. «Accidenti a me e alla mia goffaggine», borbotta. Si china per raccogliere il materiale caduto a terra, ma ci ripensa. «Prima le cose importanti», dice. Quindi inforca un paio di occhialetti e comincia a studiare con attenzione le fotografie, passandole più volte sotto il suo sguardo esperto. «Curioso. Interessante, davvero interessante», gracchia con una vocina senile. La fronte è corrugata, l'espressione assorta. L'attenta disamina continua per almeno un quarto d'ora, durante il quale io e i 2 poliziotti restiamo in silenzio, scrutando in lungo e in largo lo studio dell'anziano professore. Alla fine Cafasso raschia la gola per richiamare l'attenzione dell'antropologo, che solleva la testa come se fosse stato svegliato da un clacson durante una pennichella pomeridiana. Sotto le sopracciglia bianche cespugliose i suoi occhi chiari tradiscono apprensione. «Che cosa ne pensa, professore? Questi disegni hanno un significato o sono i deliri di un pazzo che si illude di evocare Belzebù?» domanda il commissario. Sidoni è titubante. Si toglie gli occhialetti e li appoggia sulla scrivania, pericolosamente vicino al margine. Ho l'impressione che da un momento all'altro faranno la stessa fine della pila di libri caduta a terra poco fa. Finalmente si decide a parlare. «Vede, commissario, non c'è trattato di occultismo, grimorio o altro testo di carattere magico e esoterico che io non abbia studiato, almeno tra quelli conosciuti nella tradizione occidentale. Questi simboli, tuttavia, non posso dire di averli mai visti prima. Eppure...» «Eppure?» lo incoraggia Cafasso. Il vecchio studioso strizza le labbra e si gratta la nuca. «Eppure non credo che siano la mera invenzione di un folle. Pur con molte differenze, questi grafemi mi ricordano le lettere dell'alfabeto enochiano». «Alfabeto eno che?» domanda Moretti. «Enochiano. Non avete mai sentito parlare di John Dee?» Il nome non mi è del tutto nuovo. Mi pare sia stato un esoterista vissuto nel XVI secolo, ma per evitare magre figure mi associo alla risposta negativa di Cafasso e Moretti. Il professore allora ci delucida. «John Dee fu matematico inglese, morì nel 1608. Più che altro però fu alchimista, astrologo ed esperto di discipline mantiche. Un occultista, insomma, o se preferite, un mago. E come tale pare fosse consultato spesso dalla regina Elisabetta I. La leggenda narra che Dee, durante una sorta di visione mistica, ricevette la rivelazione di un alfabeto di 21 lettere. Questo alfabeto sarebbe stato alla base di una lingua che Dee chiamò enochiano, in riferimento a Enoch, un personaggio biblico. Per farla breve, signori,
la lingua enochiana sarebbe stata ispirata direttamente dagli angeli e servirebbe per comunicare con loro. La fronte aggrottata di Cafasso esprime scetticismo. Professore, non credo proprio che il pazzo che cerchiamo intenda comunicare con gli angeli. Sidoni ridacchia. E con chi altri, commissario? Beh, per quel che ne sappiamo, in quella cappella è stato celebrato un rito satanico o qualcosa del genere. Appunto. La teologia ci insegna che i demoni sono angeli caduti. Dovete sapere che le chiavi enochiane, ovvero le formule di evocazione angeliche basate sull'alfabeto di John Dee, sono usate anche dai satanisti. Opportunamente modificate, si intende, precisa il professore. Ma a scanso di equivoci, vi ripeto che i grafemi presenti nelle foto che mi avete mostrato non corrispondono alle lettere dell'alfabeto enochiano. Me le ricordano soltanto. Mi chiedo da dove provengano, perché non li ho mai visti altrove. Così come non ho mai visto i disegni all'interno dei quali sono stati tracciati. Intende i pentacoli? Domanda Cafasso. È questo il punto. Non sono pentacoli. Non sarei stato sorpreso di trovare la classica stella a cinque punte rovesciata sulla scena di un rituale di questo tipo. Invece queste figure sono del tutto inusuali in simili operazioni magiche. Capisco. Dunque, qual è la sua opinione, professore? Beh, posso dirvi che non ho mai visto questi simboli e questi disegni. Tuttavia ho la netta impressione che non siano stati inventati di sana pianta da uno squilibrato. Provo a spiegarmi con un esempio. Immaginate di osservare una frase scritta in una lingua sconosciuta. Non potete comprenderne il significato, ma potete comunque intuire di avere sotto gli occhi una proposizione con una sua logica grammaticale e non semplici lettere buttate lì a caso. Non so se ho reso l'idea. Cafasso si liscia il pizzetto. Crede che possa trattarsi di un nuovo culto? Non si può escludere. Però c'è un altro aspetto di questa faccenda che mi lascia perplesso. L'utilizzo del fegato nel rituale. Vedete, se fosse stato usato il sangue della vittima, non ci avrei trovato nulla di sorprendente. Sarebbe stato persino banale, se mi passate l'espressione, in questo orribile contesto. L'utilizzo del fegato, invece, indica che chi ha svolto questa macabra cerimonia conosce certi segreti ben custoditi in alcuni circoli esoterici. Il commissario stringe gli occhi, è concentratissimo. Si spieghi meglio, per favore. Vede, nella fisiologia occulta, il fegato è considerato il centro delle forze eteriche, cioè dell'essenza vitale. Non a caso in certe lingue la parola fegato ha la stessa radice della parola vita. In inglese, ad esempio, fegato si dice live, e live è il verbo che significa vivere. In tedesco fegato è Leben, mentre Leben significa vita. Del resto, che il fegato sia un organo intriso di forze vitali lo si vede dalle sue capacità rigenerative. Lo sapevate che effettuando una resezione epatica anche del 70%, il fegato tagliato ricrescerà nel giro di qualche mese? Provate a fare altrettanto con un rene e un polmone. Sidoni emette una risata stridula e prolungata, come se avesse fatto una battuta degna del premio Mark Twain. Poi si ricompone e riprende il discorso. Il punto è che le forze eteriche contenute nel fegato possono essere utilizzate per rendere più potenti ed efficaci certi rituali di goezia. Goezia? Di che cosa si tratta? Cafasso porge la domanda con lo sguardo di un cercatore d'oro che ha appena scorto una pepita tra i ciottoli di un fiume. La goezia, commissario, è l'arte di evocare i demoni per dargli accesso alla nostra dimensione. Tramite i rituali goetici, l'operatore dovrebbe dominare le entità infere, così da costringerle a servirlo per ottenere ciò che brama. In realtà, una volta apertagli la porta, sono i demoni a prendere il controllo di chi li ha evocati, e quest'ultimo diventa solo una marionetta di cui loro tengono i fili. Una mano invisibile mi strizza lo stomaco. «E che cosa ci fanno con quella marionetta?» Trovo il coraggio di chiedere. Sidoni mi guarda e sorride. «Sono demoni, giovanotto.
Che cosa dovrebbero farci? La inducono a compiere il male, è ovvio, e a spalancare la porta ad altre entità infere. Le parole dello studioso mi fanno ripensare al proverbio di Yelena. Quando si semina odio, si raccolgono le teste. Quello che vorrei sottolineare, prosegue l'antropologo, è che non sto parlando di rituali che si trovano descritti nei volumetti di occultismo reperibili nelle comuni librerie o sul sito internet di qualche setta di esaltati. Io stesso ammetto di non saperne moltissimo, se non che il fegato va diviso in 7 porzioni seguendo precise linee eteriche che percorrono l'organo e poco altro. Insomma, chi sta tentando queste evocazioni pratica un tipo di magia nera molto ermetica. Inoltre ci ha aggiunto del suo, utilizzando nel rituale una simbologia che non è mai stata impiegata prima, almeno per quel che ne so io. Questo è davvero strano, osserva Cafasso. Sembra spiazzato dalle osservazioni di Sidoni. Ero certo che il killer fosse uno psicopatico, un cane sciolto, spiega. Il modo in cui agisce rende difficile ipotizzare una sua cooperazione con sette sataniche o esoteriche. Ma stando a quanto dice lei, professore, è evidente che questa cooperazione invece esiste. Qualcosa non torna. Conclude parlando più a se stesso che al suo interlocutore. Il vecchio antropologo emette una specie di mugolio. Quando risponde al commissario, la sua vocina sembra ancor più tremula e flebile. Un belato di capretto. Beh, mi rendo conto che alle vostre orecchie suonerà assurdo e azzardato. Ma forse, ecco, forse l'assassino non ha ricevuto quei simboli e quelle nozioni di Goetia ad altri uomini. Sembra imbarazzato, ma lo sguardo attento di Cafasso lo incita a proseguire. Conoscete la storia di Isabella Tomasi? Ci domanda. Come in una coreografia di nuoto sincronizzato, io, Moretti e il commissario scuotiamo la testa all'unisono. È più nota come Maria Crocifissa della Concezione, il nome che prese una volta diventata suora, prosegue l'anziano studioso. Visse nella seconda metà del 600 nel monastero di Palma di Montechiaro, vicino ad Agrigento. Pare fosse una suora molto umile e devota, con spiccate tendenze mistiche. Ebbene, la sera dell'11 agosto 1676, Suor Maria Crocefissa era nella sua cella intenta a scrivere una lettera al padre confessore, quando, secondo quanto lei stessa raccontò, ricevette una visita del demonio che le strappò la penna di mano e cominciò a riempire il foglio di simboli sconosciuti. La lettera del demonio, così è stata chiamata, è ancora oggi conservata in quel convento. 4 anni fa degli studiosi, usando un software di decriptazione, ne hanno tradotto una parte. Il messaggio che ne è derivato è in realtà oscuro e la sua interpretazione controversa. È certo però che quegli strani simboli avevano un senso. Non erano stati tracciati a caso, conclude Sidoni. Sbircio il volto di Cafasso, che pare sempre più disorientato. Professore, non mi starà suggerendo che gli omicidi sono stati commessi dal diavolo in persona? Domanda diluendo una punta di sarcasmo nel tono cordiale con cui pone il quesito. Sidoni ridacchia per qualche istante, poi però si fa serio. Non proprio in persona, risponde. Vede, io non credo che il demonio si sia materializzato nella cella di Suor Maria Crocefissa per scrivere quella lettera. Credo piuttosto che abbia usato la monaca stessa come tramite. Quei simboli potrebbero essere stati dettati alla religiosa o addirittura tracciati tramite scrittura automatica, un fenomeno molto noto nell'ambito spiritico. In altre parole, l'entità demoniaca forse usò la suora come tramite per far giungere il suo messaggio. Ecco, qualcosa di analogo potrebbe essere accaduto a chi ha tracciato i simboli in quella cappella. Di più, il soggetto in questione, ovvero il vostro killer, potrebbe ormai essere totalmente posseduto e agire sotto l'ispirazione, chiamiamola così, di un'entità diabolica. Cafasso non emette fiato. Io sento la schiena trasformarsi in una lastra di ghiaccio.
il vecchio eccentrico professor Sidoni ha appena descritto ciò che ho vissuto 10 anni fa, quando il mio braccio, guidato da Shmedai, tracciò sulle fotografie di Razzoli, Minardi e Barillari gli stessi simboli che sono stati rinvenuti dove l'epatofago ha celebrato il suo orribile rituale. Il disagio cresce, ma mi sforzo di tenerlo nascosto. Moretti intanto ha smesso di prendere appunti sul taccuino e, approfittando del silenzio del commissario, espone le sue perplessità. Mi scusi, professore, tanto per essere chiari. Quando parla di demoni e possessioni, lei intende dire che il killer crede di essere posseduto da un demone, così come quella suora credeva di parlare con il diavolo, giusto? Un sorriso sghembo storce le labbra dell'anziano accademico. Beh, in effetti molti hanno avanzato l'ipotesi che Suor Maria Crocefissa soffrisse di qualche turba psichiatrica che a quei tempi certo non poteva essere diagnosticata. Quindi sì, se vuole può vederla in questo modo, ma se mi permette, giovanotto, vorrei raccontarle una vicenda personale. Non si offende se la chiamo giovanotto, vero? Non è per mancarle di rispetto. Lei è un ispettore di polizia, ma potrebbe essere mio nipote. Accidenti agli anni che passano. Si figuri, nessun problema. Lo rassicura Moretti. Il professore sorride, poi la sua vocina gracchiante torna a parlare. Vede, ispettore, verso la fine degli anni 60 io ero un giovanotto come lei, un coraggioso antropologo in cerca di esperienze avventurose. Per soddisfare quell'esigenza feci un lungo viaggio in Africa, così da poter studiare i culti dei popoli di quel continente. Ebbene, un giorno mi ritrovai in un piccolo villaggio dello Zimbabwe, dove mi imbattei in una famiglia disperata. Secondo quanto sostenevano i due genitori, una delle loro figliole era posseduta da spiriti maligni. Il professore si ferma per dare qualche colpetto di tosse. Ci chiede scusa, si alza e versa un po' di acqua in un bicchiere. Mentre lui butta giù qualche sorso, Moretti lancia a Cafasso uno sguardo sconcertato, ma il commissario resta impassibile. Il padre della ragazzina la portò da un ganga, uno sciamano, per farla liberare con un rituale che noi definiremmo esorcismo. Continua Sidoni tornando a sedersi. Dopo aver superato non poche resistenze, ottenni la possibilità di assistere. Credetemi, fu sconvolgente. Una ragazzina docile e timida, nel giro di pochi minuti dall'inizio della cerimonia, si trasformò in una furia. Sembrava una belva impazzita. Si dimenava ringhiando e cercando di graffiare chiunque le si avvicinasse. Ci vollero 4 uomini per tenerla ferma e ci riuscirono a stento. Ma la cosa che non dimenticherò mai è che a un certo punto, per qualche motivo, si rivolse a me per provocarmi e incominciò a lanciarmi insulti che non comprendevo perché io non parlavo la lingua locale. Allora mi rivolsi io ai presunti demoni che la possedevano, e dico presunti perché a quel tempo ero decisamente scettico. Gli parlai in italiano e in latino. Liberi di non credermi, ma la ragazzina rispose con voci diverse e le risposte furono tutte corrette sul piano linguistico. È un fenomeno questo che si chiama xenoglossia. In alcuni casi può essere spiegato in maniera convenzionale, ma che una bambina analfabeta dello Zimbabwe colloquiasse con me in un latino fluente, beh, cari signori, devo ancora trovare qualcuno che mi illumini su come sia stato possibile. La tosse secca e stizzosa del professore lo costringe a un'altra pausa. Perdonatemi gli acciacchi dell'età, sorride. Ad ogni modo, da quel giorno il mio interesse per questi fenomeni è andato crescendo. E dopo anni di studi e osservazioni non posso che testimoniarne l'autenticità. Intendo dire che quando si parla di possessioni, non si blatera sempre di disturbi psichiatrici come vorrebbe la vulgata positivista. So bene che così dicendo mi colloco al di fuori dell'antropologia accademica, ma me ne infischio. Il lato positivo di diventare un vecchietto in carta pecorito come me è che ti puoi permettere di dire tutto quello che pensi. E se qualcuno mi ritiene folle, pazienza. Quando ero titolare della cattedra all'università,
dovevo stare attento alle mie esternazioni. Ormai sono in pensione da un pezzo. Sono libero da ogni vincolo. Sidoni accompagna l'ultima affermazione con il ghigno di un bambino discolo. È chiaro che non teme affatto la reputazione di attempato studioso eccentrico. Professore, secondo lei ci saranno altri omicidi? Domanda Moretti, chiaramente poco interessato al discorso sulle possessioni diaboliche. Sidoni annuisce con vigore. Altri 5, conferma. Notando il nostro stupore per tanta precisione, si spiega meglio. Il numero 7 ha una valenza esoterica di primaria importanza. Come vi ho già detto, chiunque stia eseguendo questi rituali non è uno sprovveduto e conosce bene le leggi occulte che regolano queste procedure di magia goetica. Sì, credo proprio che l'uomo che cercate ucciderà altre 5 persone, quasi certamente alternandole tra maschi e femmine e scegliendo vittime sempre più giovani. Gli asporterà il fegato e lo userà per altri rituali che eseguirà in località solitarie e isolate, come ovvio, ma non scelte a caso. Con ogni probabilità, i luoghi in cui avverranno i futuri rituali e quelli già scelti per le prime 2 cerimonie formeranno un eptagramma, una stella a 7 punte con una delle punte rivolte a sud. Ma la speranza, cari signori, è che riusciate a fermarlo prima. Conclude con un sospiro. Con la coda dell'occhio guardo Cafasso. Continua a tormentarsi il pizzetto, segno che la sua mente è in piena attività. All'improvviso, in modo quasi brusco, si alza dalla sedia e tende una mano al nostro ospite. Professore, la ringrazio per la sua disponibilità e non le rubo altro tempo, dice. La sua collaborazione ci è stata davvero utile. L'anziano studioso pare dispiaciuto di interrompere l'incontro in maniera così repentina. Ci esorta a contattarlo per qualsiasi ulteriore necessità, quindi ci accompagna all'uscita con un profluvio di sorrisi. Quando siamo ormai alla porta, tuttavia, il suo volto si adombra e la vocina tremula di 86enne si riduce a un sussurro. Commissario, se posso permettermi, fate il possibile per evitare che le fotografie di quei simboli arrivino alla stampa. Cafasso lo scruta accigliato. Teme fenomeni di emulazione. Sì, certo, la follia è contagiosa. La storia lo insegna, risponde Sidoni. Ma c'è dell'altro. La parola simbolo deriva da un verbo greco che significa unire, mettere insieme. I simboli, se dotati di una reale valenza esoterica, possono congiungere il mondo materiale e le dimensioni sovrasensibili. E in quelle dimensioni si trova di tutto. Non so se mi sono spiegato. Cafasso annuisce. Farò tutto ciò che è in mio potere per evitarlo, professore. Glielo prometto. Dopo le strette di mano di Rito, lasciamo l'appartamento dell'antropologo e scendiamo nell'ampio androne del palazzo. Qui Moretti sfoga tutto il suo scetticismo. Quello sarà anche un gran professore, ma secondo me ha scapocciato di brutto. Esclama con un sorrisetto. Demoni, possessioni, e andiamo su. Cafasso ignora l'esternazione del suo sottoposto e lo sorprende con una richiesta. Enea, fammi un piacere. Vai a prendere l'auto al parcheggio. Io e Jacopo ti aspettiamo qui. Certo, capo. Il parcheggio però è lontano. Tra andata e ritorno ci vorrà una mezz'ora. Fa con comodo, replica il commissario. Moretti, spiazzato, esegue l'ordine. Cafasso attende che il giovane collega varchi il portone. Non appena restiamo soli, mi punta addosso uno sguardo affilato. Adesso vuoti il sacco, Jacopo. Mi aggredisce. O giuro sull'anima di mia figlia che ti trascino in questura e ti interrogo ufficialmente. La sua voce è un rasoio. Sta scherzando? Domando sbigottito. Ti sembra che stia scherzando? Ribatte. No, cazzo, non mi sembra proprio. Commissario, di che cosa sta parlando? Credimi, non ti conviene fare questi giochetti con il sottoscritto. Minaccia a denti stretti. I suoi occhi mi ricordano quelli di Baltasar, il gatto di mio nonno, quando una lucertola o un topolino di campagna capitava disgraziatamente nel suo campo visivo.
Due sere fa, quando siamo andati a Triora, ti ho chiesto che cosa ne pensavi dei simboli tracciati nella cappella. Mi hai risposto che servivano per delle evocazioni e che li avevi trovati in un libro di demonologia. Parla piano il commissario, ma il suo tono è minaccioso come una pistola puntata alla fronte. Peccato che abbiamo appena consultato uno dei massimi esperti mondiali in materia e lui quei simboli non li ha mai visti in nessun dannato libro di occultismo, demonologia e schifezze simili. Merda, sono spalle al muro. Beh, che cosa vuole che le dica? Mi sarò sbagliato. Rispondo sfidando il suo sguardo e cercando di mantenere il sangue freddo. Come ha detto lei, quello è un esperto. Magari nota differenze che io non vedo. Capisco. Quindi una volta arrivati a casa tua non avrai problemi a mostrarmi quel libro, giusto? Se lo trovo, sai, nel mio appartamento c'è un tale Gauss. Se proprio ci tiene, lo cerco con calma e glielo faccio avere. Come dice sempre mia madre, la casa nasconde, ma non ruba. Il commissario non prende bene il mio maldestro tentativo di cavarmi d'impaccio. Si avvicina sfiorandomi quasi con la punta del naso. Sembra che voglia mangiarmi la faccia. E quando apre la bocca sento distintamente l'odore del caffè appena bevuto a casa del professore. Stai provando a prendere per fesso la persona sbagliata, ragazzo. Non mi ha chiamato, Jacopo. Brutto segno. Te lo chiedo un'ultima volta. Che cosa stai nascondendo? È da quando ti ho conosciuto che il mio intuito mi ha messo in allerta, sai? Non ti sta dicendo tutto, Igor. Quello strano tipo ha la coscienza più sporca del pavimento di un cesso pubblico. Io credo che abbia ragione il mio intuito. Ha sempre ragione. Non posso crederci. Cafasso pensa che io sia coinvolto negli omicidi. Allora, parli o andiamo in centrale appena arriviamo a Imperia? Come facevi a conoscere quei simboli e la loro funzione? I pensieri si accavallano. La necessità di dare una risposta a quella domanda si scontra con l'impossibilità di elaborare su due piedi una spiegazione plausibile. Alla fine esplodo. Perché li ho disegnati io stesso 10 anni fa. Ecco, ho sganciato la bomba. Il commissario mi guarda con una faccia stralunata e si allontana in modo brusco. Per un momento ho l'impressione che voglia avviarsi verso il portone e piantarmi lì. Ma in realtà percorre solo un paio di metri e fa subito dietro fronte inchiodandosi a pochi centimetri da me. È teso come una corda di violino. Si passa la mano tra i capelli, poi mi guarda feroce. In realtà le ha disegnati la mia mano, ma non ero io a guidarla. Provo a chiarire. La sua espressione sconvolta mi fa capire quanto debbano sembrargli assurde le mie parole. Fanculo. È tempo di dire le cose come stanno. D'accordo, allora. Mi ascolti bene. Sto per svelarle una parte della mia vita che conoscono soltanto i miei genitori. Prometta che non ne farà parola con nessuno. Mi guarda immobile. Non dice niente. Prometta! Insisto, alzando la voce più di quanto avrei voluto. La mia richiesta rimbomba nell'androne. Cristo, sto per avere un tracollo nervoso. Lui persevera nel suo silenzio, ma questa volta annuisce. Allora prendo coraggio e incomincio a raccontare le pagine più oscure della mia tormentata adolescenza.